Allora, con Alessia Barella qui al corner di Roma. Benvenuta Alessia, come stai? Grazie. Bene, bene, un po' squagliata, però bene. Però, insomma, qui ti abbiamo fatto trovare un ambiente in No, qui redazione alla nostra voglio lavorare casetta. qui, infatti, mi sono Quando proposta. vuoi c'è posto per te, facciamo poi, che ne so, creiamo una rubrica e facciamo su qualcosa, anzi già so su cosa, poi però ci arriviamo, Va facciamo una bene. rubrica su un regista che ha fatto la storia. Volevo partire, non posso che partire da Ciancaradomani. Volevo chiederti di questo viaggio, perché noi in questi mesi abbiamo parlato con Emanuela Fanelli, Romano Maggiore Percano, tutti ci hanno detto una cosa, della grande capacità di Paola Cortellesi, sì, come attrice la conoscevamo, ma la grande capacità di guidare gli attori. Quindi ti volevo chiedere un po' tutto questo viaggio che, insomma, sappiamo il successo. Allora, intanto ci tengo a dire una cosa, appunto in contrapposizione da quello che succede ogni tanto. Dunque, Paola ha proposto ad alcuni attori di far parte di questo film e già qui, insomma, è una lusinga, nel senso che non è che molti di noi non hanno sostenuto un provino, no? Abbiamo fatto una lettura. E questo è stato un gesto comunque già di fiducia. Poi io e Paola in ogni caso abbiamo fatto la scuola di recitazione insieme, quindi e non ci vedevamo da una decina d'anni e quindi io sono stata contentissima di far parte della famiglia, perché poi c'era Valerio con cui avevo già lavorato, con cui ho iniziato, c'era Giorgio Colangeli con cui ho fatto un sacco di lavoro. E Paola devo dire che mi ha veramente stupita, ma non perché, cioè mi ha stupita come regista, nel senso che non sembrava veramente che fosse alla prima esperienza. Aveva un polso e una grandissima preparazione, arrivava, sapeva perfettamente quello che voleva ed è riuscita ad essere una direttrice di orchestra dolcissima, malleabile, nel senso che lì per lì, e forse questo anche per il suo grande senso dell'umorismo, se venivano delle cose in mente, comunque le abbiamo integrate, no? Ma piccole cose, non so, un saltino con il piede. Ed è, credo, difficile comunque per la prima volta avere quel tipo di cast e riuscire a contenerlo, ma non perché noi volessimo fare chissà cosa, no? Il famoso Il divismo, diciamo, no? scaccolamento, no? Sì, Mentre sì. altre cose, perché la sceneggiatura era perfetta. Però mi ha colpito molto questo misto tra polso e grandissima dolcezza. Poi, dico, è chiaro, ha avuto un successo enorme, nazionale, internazionale, ma secondo te, cioè, tu te l'aspettavi? C'era già questo sentore quando giravate? Come te lo spieghi anche? Perché? Allora, io per me tutto quello che tocca Paola diventa oro, quindi immaginavo che avesse molto successo perché insomma Paola è reduce da incassi stratosferici anche con il gatto in tangenziale, per dire. Devo dire che no, cioè così credo non se l'aspettasse nessuno perché è stato veramente un botto, come si dice a Roma. E penso che sia sicuramente per vari motivi, tralasciando quello che insomma Paola è molto amata anche dalla nostra categoria, da attori e attrici, anche perché quello che mi colpisce di Paola è che lei non ha mai usato come mezzo il suo essere una bellissima donna, ma ha sempre usato la sua intelligenza, il suo grande senso dell'umorismo e già questo me la fa stimare moltissimo. Sicuramente uno dei motivi è che non è cambiato molto, no? Leggevo una statistica o guardo sempre chi l'ha visto, non è cambiato molto, cioè la violenza comunque sulle donne esiste ancora e Se ne parla sicuramente un po' di più. sì, è quell'argomento trattato in quel modo. Secondo me è geniale. Io ho trovato per esempio i pezzi più emozionanti per me sono scegliere di non far vedere la violenza che abbiamo già visto in
milioni di film e scegliere di fare quel ballo dove diciamo, i segni della violenza piano piano poi Sì. si... Con dei oppure... tratti quasi onirici Sì, in cui ci si confonde tra la realtà e esatto, e fa l'immaginazione. molto parte di lei secondo me. E poi veramente mi sono commossa a... quando i figli, come un rito che si ripete, non aspettano nemmeno di essere cacciati, ma quando vedono che sta per arrivare la violenza, no, comunque piano piano se ne vanno portati dalla figlia più grande ed è... a me mi ha strappato il cuore quella cosa Certo, lì. che poi Francesco Centurame l'abbiamo sentito da poco, lui per esempio ci diceva anche del famoso ma molte volte sottovalutato passaparola, cioè un sano passaparola che si è innescato dei primi giorni dell'uscita in sala, Sì, che poi se ci pensi alla fine è quello che veramente porta la gente in sala, assolutamente. nonostante i film, perché vediamo tanti film con una promozione incredibile che Sì, però poi alla fine non ne parla nessuno, no? E quindi in esatto. quel caso quel film dalle prime settimane, primi giorni, la prima settimana, ha Sì. veramente portato tutti in sala. Beh, io chiedo sempre agli amici di cui mi fido, no? Magari abbiamo gli stessi gusti. Com'è? No? Com'è il Come cosa mi film? consigli di andare a No, vedere? ma anche vanno a vedere un film, dico com'è questo Com'è? film e magari se Esatto. mi dicono orrendo non ci Non ci vado. vai, certo, no, ma quello resta il modo, per fortuna, mi viene da dire, sano e autentico. Alessia, tu hai lavorato con tantissimi registi, diciamo, importanti, penso ai Manetti Bros, all'inizio dei Manetti Bros, Daniele Vicari, Genovese, Cotroneo e poi ovviamente Ettore Scola. Io ti chiedo cosa hai imparato da loro, probabilmente da ognuno di loro una cosa diversa. Sì, allora, sicuramente io sono molto molto affezionata a Velocità Massima perché era il mio primo film, ero la protagonista femminile, quindi insomma per me era un sogno iniziare così, era proprio veramente una delle mie prime cose. E, bah, da Daniele ho imparato, lui è una persona molto esigente. In un senso buono, finché una cosa non gli piace la ripete, e forse da lui una grande serietà e capire subito che tipo di studio, di partecipazione per comunque entrare in un personaggio. Mi ricordo che mi dava comunque anche delle cose molto semplici, no? So, le donne che vivono in un certo tipo di ambiente urlano, oppure non so, anche la postura, stanno così, no? Io tendo a stare un po' gobbetta, quindi eccomi, forse. Visto che ero giovane, forse quello è stato un imprinting abbastanza importante. E poi ovviamente, lo dicevamo, microfoni spenti, l'esperienza con Ettore Scola, hai detto anche che qualsiasi cosa, quindi insomma non posso che chiederti com'è stata quell'esperienza e l'importanza anche che c'è oggi, che ci ha lasciato oggi, no? In un certo senso, di come ha cambiato veramente quel genere della commedia all'italiana, di cui forse, di cui oggi probabilmente si sente tanto la mancanza. Allora, intanto io avevo conosciuto le figlie perché avevo fatto uno spettacolo teatrale diretto da loro e scritto da loro, Silvia e Paola, e chiaramente sognavo di lavorare con Ettore Scola e finalmente è successo che nel suo primo film, non in pellicola, è fatto digitalmente, insomma abbiamo fatto questi episodi molto divertenti. E mi ricordo ancora la presentazione di Scola dove disse: "Ecco, questo è il mio primo film non in pellicola, è fatto così, è anche l'ultimo." Fantastico. E lui, quello che mi ha veramente colpita, non c'era come dire, non c'era una troupe intorno. Servizievole, no? Col grande Ettore Scola, perché quello che proprio mi ha colpita, perché lui
faceva un po' tutto, non delegava spesso, per esempio mi ricordo che c'era un'inquadratura dove c'era un oggetto che non gli piaceva nell'inquadratura, non è che ha detto levatemi questo, cioè arrivava lui, Un spostava, artigiano, diciamo sì, e così, insomma. soprattutto noi avevamo freddo, io e l'altra attrice Monica Cervini. E lui è arrivato con delle coperte e ce le ha messe lui. E quando abbiamo finito di notte di lavorare, ci ha ringraziato, a parte che gli abbiamo chiesto di tutto, per cui sentire i suoi racconti, Marcello, Beh, noi insomma, eravamo, non... sì, e poi ha detto una cosa molto molto interessante. Lui ci raccontava come in quei tempi fossero tutti legati per uno scopo, quindi tra lui e Monicelli, non c'era rivalità, c'era molta collaborazione tra registi e sceneggiatori, e poi ci sarà stata magari qualche invidia, però La sana competizione non esatto, deve però mi esserci. ricordo che ci raccontava questi lunghi tavoli dove loro si scambiavano idee e mi diceva non è come oggi che insomma, ogni regista fa la sua cosa e forse hanno bisogno di un individualismo, insomma, di non condividere così tanto come facevamo noi. Beh, questo apre Sì. delle belle riflessioni Sì. su una sorta di divismo a cui siamo affetti oggi. Sì. Di scuola, vabbè, ovviamente ci sono i capolavori che hanno diviso poco, ma ci sono dei film che invece sono stati anche criticati tanto, penso Riusciranno i nostri eroi. Cioè, tu che tipo di gusto, insomma, che classifica fai dei film e anche cosa pensi di quei film, come accennavo, Riusciranno i nostri eroi, che sono stati... Insomma, un po' più, che hanno un po' diviso. Sì, beh, non saprei quale scegliere di capolavoro di scuola. Io ho assolutamente un debole, ma lo avevo anche prima di lavorarci e conoscerlo personalmente. Questo film, Riusciranno i nostri eroi, so che ha un po' diviso, no? Chi ha detto che c'era troppi argomenti, che era un po' pasticciato. Io l'ho amato, l'ho trovato divertentissimo, nello stesso tempo ho trovato che comunque fosse anche un po' un atto politico, e un fantastico Manfredi, che secondo me è anche un pochino dimenticato. E per me, Dici dimenticato oggi, un pochino, cioè forse è vero, sì, se meno ne parla consacrato, troppo diciamo, poco. sì. Che poi secondo me lui è uno degli attori che si è trasformato di più, che è uscito molto, cioè porti sempre chiaramente delle tue cose, però come si è trasformato lui nei vari ruoli. Ripeto, forse non è stato notato così tanto all'epoca perché magari c'erano attori un po' più che lavoravano un po' più famosi. A me il film è piaciuto molto, erano buffissimi loro. E ripeto, questa noia della borghesia, no? Questa noia. In fondo lui si era annoiato di questa vita, che a volte è talmente, metodica, frenetica, forse uno non ha il tempo di riflettere, per cui quando si materializza questa ricerca e parte e va lì, è molto bello vedere piano piano la sua trasformazione, no? La sua, voglia di proteggere anche questa gente. E oggi è ancora, veramente ancora peggio. Ascoltavo l'altro giorno una bellissima intervista a De Sica dove dice è cambiato proprio la concezione del tempo che abbiamo. Cioè, noi prima andavamo in estate, in vacanza, luglio e agosto, con la famiglia, in villeggiature, famose villeggiature. Oggi ormai
i ragazzi, insomma, parlo anche per me, quella settimana di Ferragosto bisogna lavorare ogni giorno con quei ritmi, questa cosa mi faceva pensare tanto Sì. a questa cosa. Senti, noi qui al Corner facciamo sempre un gioco, ti chiediamo il film da portare in un'isola deserta, quello che porti. Io oggi te lo chiedo con Scola, però, non un film generico, poi se puoi dirlo anche Ah, di uno. scuola mi Però te lo volevo chiedi? chiedere proprio su Scola, cioè quello che appunto vedresti per tutta la vita fondamentalmente. Brutti, sporchi e cattivi. Perché E perché? è così crudele, però nello stesso tempo è proprio un affresco di quei tempi, di quella gente. Quello che dicevi prima probabilmente lo rappresenta al Sì, meglio. forse è quello che da piccola mi ha colpito di più, proprio per cruento, però anche c'è sempre sentimento comunque nei film di scuola. Poi ce ne sono un altro E miliardo. se un altro invece uno di no, non di scuola a Qua mi questo metti veramente punto in crisi perché ne ho tantissimi e ci sono dei film che amo perché per me in quel momento hanno rappresentato beh infatti qualcosa dipende dal che è periodo tipo, che non sono capolavoro, cioè per me sì, però che certo Il paradiso può attendere di Warren Beatty, cioè per me rappresenta tanto per esperienze personali però gli amanti del Ponneff che amo da sempre. Oddio, guarda, ce ne Ce ne sono sono tanti, ma perché talmente effettivamente è tanti. una domanda troppo. Cioè, secondo me dipende proprio dal periodo in cui, dallo stato Esatto, emotivo e da tante esatto. altre cose. Invece volevo fare un passo indietro. Tu hai fatto teatro, televisione. Quindi volevo chiedere, oltre al cinema, volevo chiederti come è, se è facile o difficile coniugare le due cose, se è più semplice anche interpretare un personaggio per la televisione o per il cinema. Diciamo questo confronto continuo, c'è chi dice che il teatro è pur sempre il primo amore, non so qual è il tuo punto di vista, diciamo. No, il mio primo amore è il cinema. Penso che siano tre linguaggi diversi, perché in un film hai la possibilità intanto di imparare delle cose che altrimenti non ti verrebbe in mente di imparare. Non lo so, io in un film dovevo fare la sub e quindi ho fatto un corso. Questa è una parte che mi interessa tanto del nostro lavoro, no? Che è comunque la possibilità di scoprire delle cose. Preparandoti al personaggio che devi interpretare. Mi sono dimenticata la domanda. No, Co come cambia tra il Ah, lavoro con scusami, queste forme sì. e se tu sei legata, ma l'hai detto, sei più Sì, legata al al cinema. cinema? Allora, io penso che il teatro, che per me è stata la prima volta una paura nemmeno paragonabile agli esami dell'università, c'è cioè una paura folle, perché volevo che il teatro Anche esplodesse. perché l'esame magari lo puoi rifare, il teatro Esatto. pure, però insomma, Sì, no, è teatro un po' no, più. no. Ed è completamente diverso, è ogni sera un viaggio che ti sembra diverso, cioè che ti sembra uguale ma non è. Il rapporto con il pubblico, che a volte io ho cominciato in teatri molto piccoli e quindi proprio sentivi il respiro del pubblico che ti era qua, per cui è. E non puoi sbagliare. Cioè, quello che Quello. io dico è che il teatro è formazione e soprattutto è veramente fare un viaggio ogni sera. Il cinema ti dà l'opportunità in quelle settimane, è un tempo meno Banalmente ti dà dei ciak, penso, no? no, più che Cioè. sì, allora intanto puoi rifare, Esatto. poi non hai voglia di rifare perché io devo essere sempre la prima della classe, quindi devo essere Dici se non è buona preparatissima. la prima, magari Sì, mi insomma. scoccia, no, Sì, buona la prima, no, però mi ok. scoccia, per esempio, se mi dimentico, se non sono preparata e lo trovo, devo dire, anche un po' irrispettoso anche per i colleghi, no? Però hai quel tempo non troppo dilatato perché hai quelle 7-8 settimane, se ti va bene, adesso a volte anche 6. Per veramente immergerti in quel personaggio ed è una cosa che passando alla televisione spesso non hai,
il tempo di fare. Quindi a volte, quando mi è capitato di fare delle serie, piano piano facendole io sono entrata. E nel cinema è il contrario, entri prima e poi vai. Certo. Perché nella serie hai tempo di fare questo, cioè puoi iniziare, sì, avendo fatto uno studio, però alcune cose le trovi mentre. E anche lì si può Si rifare, può rifare. chiaramente. Certo. Senti, in chiusura ti volevo chiedere, allora, dicevamo hai lavorato con tanti registi, c'è un regista invece con cui vorresti lavorare per il tuo prossimo progetto? Ce ne sono Anche tanti. internazionale, non per forza. Ce ne sono tanti. Vabbè, internazionale mi è sempre. Io ho sempre avuto il sogno di lavorare con Carax o Carà, non so come si dice, credo Carax. Vabbè, per il mio grande amore di alcuni film che ho visto suoi. Poi ce ne sono altri mille che sono quelli che nelle interviste non ti vengono, Vabbè, però però. insomma, il primo che ti viene è quello forse che l'hai Sì, beh, detto, quello che desideri quello forse in perché è assoluto. folle, perché non so dove mi porterebbe, non so che personaggio potrebbe inventare. Di italiani ce ne sono tanti con cui mi piacerebbe lavorare. Mi piacerebbe lavorare. Allora, un tempo ero molto affascinata da Crialese, un tempo, perché poi non l'ho seguito più, comunque. Ha cambiato secondo me un pochino genere. Mi piace molto come dirige gli attori, sono sempre bravissimi gli attori nei film di Virzì, a prescindere da quale film. Avrei voluto lavorare tanto con Monicelli, proprio Dai. era il mio sogno, diciamo di vecchi ce ne sono mille, mille. Devo dire che io sono contenta dei registi con cui ho lavorato. Beh, insomma, sono dei Sì. nomi importanti. In chiusura, proprio chiusura, c'è un premio di cui dobbiamo parlare, ne possiamo parlare, lo lascio dire a te l'emozione. Sì, beh, insomma, ricevo questa targa nastro d'argento e felicissima perché, insomma, avendo fatto parte di un film corale, insomma, il mio lavoro è stato riconosciuto, mi sono divertita molto a fare questa snob, possono dire parolacce qui? Assolutamente si devono Questa dire, io lo so. snob stronzissima che mortifica Paola e quindi sono contenta, contenta. Anche perché spesso tendiamo anche la stampa italiana a sottovalutare in generale i premi. Invece tu hai detto una cosa bella, cioè i premi comunque servono a Sì. gratificare, a riconoscere comunque. Quindi, insomma, è vero. Poi ci sono, diciamo, dei premi, secondo me, un pochino più meritocratici, e il nastro, secondo me, è uno di questi, perché comunque è il sindacato dei giornalisti. Poi ci sono altri premi che sono un po' più. Non saprei come definirli, però un pochino più standard, no? Vabbè, Quelli a che volte anche un vedi. po' premi istituzionali, insomma, così un Sì. po' più formali, diciamo Sì. questo. Alessia, noi adesso questa postazione la lasciamo a te, perché tu puoi venire ogni giorno a lavorare qui. Insomma, bella compagnia, quindi ti Io poi amo aspettiamo. scrivere, Ora lo posso dire. facciamo, firmiamo una lettera e Esatto. ti aspettiamo però molto presto. Grazie, Grazie, grazie mille. grazie a te.